cinema sappiamo quanto è importante il doppiaggio. Dico bene, Pamela, il doppiaggio. Simonetta Caminiti e Massimo Veronese hanno scritto Senti chi parla, che è proprio un libro sul doppiaggio. Dico bene, Simonetta, Massimo? Sì, dice perfettamente, abbiamo scritto un libro sul doppiaggio italiano, sulle 101 frasi più famose del cinema italiano e chi le ha pronunciate veramente, perlomeno nel nostro paese. Compilando delle schede, dei profili approfonditi, cercando di entrare in profondità nelle vite di queste persone, di questi doppiatori così abituati al buio, che è quasi la loro ragione, la ragione d'essere, la magia del Ecco, e doppiaggio. chiudiamo, Massimo, tre frasi di queste 101 che avete ricordato nel vostro libro. Massimo. Tre frasi. Beh, sicuramente c'è una delle più famose che mi chiamo Bond, James Bond, che tutti pensano l'abbia detta Sean Connery, invece è un gigante del doppiaggio che è Pino Locchi. E uno si chiede: ma chi è Pino Locchi? E noi lo raccontiamo in questo libro, in questo libro che parla, tra l'altro, perché basta passare lo smartphone su ciascuna di queste pagine e si possono sentire l'audio Altra frase? di queste frasi. Massimo, un'altra Un'altra frase? frase famosa è: ho visto cose che voi umani non potete immaginare, che l'ha pronunciata un altro grandissimo che si chiama Sandro Iovino. Un mite ignoto del doppiaggio, ma la frase che abbiamo nelle orecchie, nella memoria, è la sua voce. E poi, non sono cattiva e che mi disegnano così, Jessica Rabbit, è la voce, quella di Paila Pavese, che tra l'altro è figlia e nipote di Luigi e Nino Pavese, che hanno scritto la storia della commedia italiana, in pratica. Queste sono tre frasi, ma ce ne sono 101. 101, come E diceva sono Simonetta. 101 che si possono poi anche ascoltare. Beh, Perfetto. posso dire una frase di Sì. Leonora: si rammaricava di essere morta troppo presto nel 24, quindi di essere nata troppo presto per quest'arte meravigliosa che era il cinema, che lei diceva è il vetro che svela le anime. Grazie a voi tutti, ci vediamo domani notte. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Perché lo vuol sapere? Silenzio, per favore! Un saluto cinematografo.